Buongiorno a tutti, ciao Alexandra e buongiorno alla redazione di Le Fonti TV e grazie dell'invito. E dunque vorrei iniziare appunto con la preapertura di Wall Street. Che cosa ti attendi di questa seduta? Abbiamo visto ieri una mini sorpresa dopo il dato del lavoro, e cioè l'S&P 500 e il Dow Jones si sono ritirati dai massimi storici, però per carità sono vicinissimi e i livelli insomma sono altissimi. Beh, lei appena detto te, insomma, per carità, nel senso che è vero che l'S&P ha chiuso negativo, ma ha chiuso 0,09 meno, per cui meno di un decimo di punto percentuale. Il Dow Jones, che è la componente più value e quindi in contrasto al Nasdaq e quindi forse, ma dico un forse grande così, un pochino spaventata dai numeri che arrivano proprio dagli Stati Uniti d'America, ovvero di oltre 100.000 casi al giorno, numeri importanti, e in questo caso sappiamo che sono più le attività tradizionali a essere più colpite, in questo caso, e meno le tecnologiche. Però cosa abbiamo visto ieri? Meno 0,3. Meno 0,09 lo Standard & Poor's, mi sembra, insomma, invariato il Nasdaq, poco punto più o punto meno. Quindi è una situazione che sì, si sarà ritirato qualcosa, ma parliamo veramente di niente. Rimaniamo tutti sui massimi assoluti. Avevi anticipato anche l'andamento dell'Italia, che mentre parlo è a 26.210 punti, 26.224 l'indice, 26.210 il suo future, e guadagna un altro 0,24 punti, 0,24%. Quello che volevo dire è che l'Italia ha questo connotato storico di avere avuto sempre delle banche, era bancocentrico l'istituto italiano, e non l'ossatura fondamentale dell'Italia di 20 anni fa o 30 anni fa, che era quella della piccola e media imprese. Quindi, avendo le grandi capitalizzazioni, banche, assicurazioni, e essendo il settore non un po' castrato dalla sfitticità, dalla non forza dell'Italia economica, l'Italia è rimasta molto indietro a livello di indice. Però, mentre sto parlando, 26.210, 26.220 il suo indice, e siamo a livelli che non vedevamo da ottobre del 2008, proprio quando cominciò un crollo importante dovuto alle Lehman Brothers, proprio in quel periodo lì, e venivamo oltre 40.000 in quell'anno lì, 2008. E quindi stiamo piano piano recuperando livelli di 13 anni fa, e questo è come per noi fosse un record assoluto, così come per il CAC 40, così anche il DAX è molto vicino, e gli indici americani di cui abbiamo detto. Quindi, Alexandra, mi dici che niente, c'è una grandissima positività solo sull'azionario, ripeto, solo sull'azionario, perché a ben guardare ieri, e questo va detto, abbiamo avuto un sell-off a partire dalla notte, dalla domenica americana, dal pomeriggio della domenica americana, per cui all'una di notte o alle 7-8 di sera, a seconda se ci troviamo nella sponda orientale o nella sponda occidentale degli Stati Uniti d'America, perché sappiamo che le differenze orarie possono essere tra i 6 e le 9 ore, e quindi abbiamo avuto un pomeriggio americano, una notte italiana drammatica o quasi drammatica per quello che riguarda le materie prime, con un tonfo importante di oro, argento, palladio, rame e platino, Eh sì. e anche dell'oil, che abbiamo visto perdere 4 dollari e mezzo, insomma, abbiamo visto 6-7 punti percentuali meno. Però sai perché ho richiamato a questo? Perché di fronte a una presa di beneficio importantissima sulle materie prime, e già avevamo visto una cosa del genere un paio di mesi fa, dopo una riunione della Fed, quella di giugno. Ecco, a fronte di questo sell-off
dove anche oggi io mentre sto parlando vedo un oro ancora 1727, quindi che sul fixing di ieri perde ancora un paio di dollari, lo stesso argento che era un po' rimbalzato sta sui livelli minimi di ieri, o non proprio minimi, ma sui livelli di chiusura di ieri, e così anche le materie prime, anche le materie prime, il petrolio a 67 WTI e mezzo e un dollaro sopra. Comunque, di fronte a questo affaticamento visibile delle materie prime, che dovrebbe essere dovuto a delle speculazioni fatte dagli operatori sul fatto che ci sia timore sulla ripresa effettiva della domanda aggregata di beni e consumi, per cui quando il petrolio perde un 6-7%, evidentemente se non ci sono riunioni OPEC o situazioni geopolitiche particolari, tradizionalmente lo perde perché si ha paura che la domanda aggregata, in particolare ci riferiamo anche alla Cina, che è quella che forse ha più affanno rispetto alle solite aspettative, che sono enormi. Il continente cinese ha sempre, l'Asia e la Cina in particolare, ha sempre tirato. Ecco, di fronte a questi affanni dal punto di vista macroeconomico, gli indici, come abbiamo detto prima, si sono mantenuti sul livello di parità, e questo indiscutibilmente, almeno per quello che riguarda questi giorni, sta a significare una forza relativa degli asset azionari rispetto a tutti gli altri asset possibili. Escludiamo il Bitcoin, che sta vivendo una seconda giovinezza, ma direi di sì, ecco. Escludiamolo, perché il Bitcoin, però sappiamo che come capitalizzazione assoluta è ancora molto piccola rispetto a, non so, anche a altre alternative come le materie prime o come i mercati azionari. Ma in ogni caso, insomma, va sottolineata, secondo me, in senso molto positivo questa tenuta dei mercati azionari, che stanno vedendo, mentre parlo, manca un quarto d'ora all'apertura di Wall Street, i future, ad esempio sullo Standard & Poor's, sui massimi, proprio mentre sto parlando, siamo a 4.428,25, 28 e mezzo, con un massimo assoluto che è proprio quello di 4.428 e mezzo mentre sto parlando, e allo sì. Stesso modo il DAX è sul massimo, sembra l'abbiamo fatta apposta, 15.779, il future italiano, lo guardiamo, è sul massimo anche lui, e quindi diciamo che è proprio sul massimo, 26.225. Alexandra, sembra che abbiamo fatto apposta questo appuntamento per salutare i massimi, e quindi questo è in netto contrasto, se uno vuole fare l'analisi intramarket, con quello che si vede sulle materie prime, dove c'è molta ansia e timori, e vogliamo dirlo anche con quello che si vede sull'euro-dollaro. Perché? Perché l'euro-dollaro si sta avvicinando veramente in maniera impressionante a quota 1,17, in maniera sorprendente, quindi abbiamo una forza veramente importante del dollaro, un 93,12 mentre parlo, il dollar index, e mentre parlo abbiamo il prezzo spot di euro dollaro a 1,17,1, quindi minimi di molto tempo, e questo sta a significare che in qualche modo anche, ne accennato, sentivo prima, anche il no farm payroll di venerdì scorso è contato per gli operatori, cioè il fatto che tutto sommato si sia visto qualche decina di migliaia di lavoratori in più, abbiamo visto 940.000 nuovi buste paga contro le 870, insomma c'era 75.000 buste paga in più, in qualche modo ha rafforzato ulteriormente il dollaro, perché qualcuno parla di tapering o di riduzione, insomma, leggero ammorbidamento delle politiche monetarie addirittura per fine anno, e questo dà forza
al dollaro. Però, ecco, malgrado ci siano queste voci, malgrado le materie prime siano deboli, malgrado il tapering, malgrado le obbligazioni siano sempre comprate, perché le obbligazioni hanno dei rendimenti veramente micragnosi a partire dal Bund, che è negativo quasi sui massimi dell'anno, ma anche lo stesso T-Note e tutte le obbligazioni mondiali stanno denotando come una voglia di comprare obbligazioni perché del futuro non c'è certezza. Beh, insomma, tutti questi parametri si scontrano con degli indici azionari che vanno in maniera, io direi, visto il contesto, favolosa. Ecco, volevo capire a questo punto, in quanto tu hai sottolineato il fatto che non ci sono delle certezze, un po' legate alla variante Delta, che ricordiamo negli Stati Uniti ci sono 100.000 casi al giorno, poi naturalmente non tutti i casi sono in terapia intensiva, la situazione non è critica a livello proprio sanitario, però effettivamente i contagi sono troppi, tanto che tantissime aziende hanno deciso di rimandare il rientro in aziende e continuare con lo smart working. Stiamo parlando di colossi come Facebook, Apple, Google e così via. Dunque volevo capire, considerando il contesto in cui ci troviamo, ci sono tantissime anomalie, hai detto bene, i mercati continuano questa corsa infrenabile, come bisogna posizionarsi, e cioè basarci su un stock picking, ovvero una precisa selezione di diversi titoli, o possiamo anche semplicemente fare una scelta settoriale su base settoriale? Beh, è una domanda che a me piace, perché mi piace vedere un cambiamento di tendenza lento ma progressivo dell'investitore retail, che cerca in qualche modo, spesso aiutato anche dal suo consulente finanziario, di andare alla ricerca dello stock picking o forse anche dell'ETF o certificato settoriale. Lì cambia poco la differenza, insomma, io anche come lavoro preferirei orientare, ecco, per quello che faccio io, l'investitore verso il settoriale, che comprenda non solo un unico titolo, ma magari tre o quattro, ma va bene anche un unico titolo se uno ci crede. Quindi c'è, visto anche il livello alto dal punto di vista storico degli asset, la paura che prima o poi qualche storno ci sia, e quindi la voglia di andare a identificare un settore che in un ambito di rotazione settoriale, perché ormai i soldi rimangono sempre investiti, l'abbiamo visto, quest'anno la novità è che i soldi non defluiscono mai dall'azionario, quindi può andare molto bene il Russell un giorno, il giorno dopo il Dow Jones, il giorno dopo il Nasdaq, il giorno dopo l'Europa, il giorno dopo ancora l'America. Poi ci sarà il momento della Cina, però i soldi non defluiscono dall'azionario. E quindi, per rispondere anche a quello che mi hai detto, io sarei, come orientamento, più quello di cercare un settore di nicchia, magari prendente 3, 4, 5 sottostanti. Non andrei a generalizzare troppo, perché l'eccessiva diversificazione, visto che i rendimenti medi delle obbligazioni sono negativi, se andiamo a considerare l'inflazione, può anche portare, se fatta solo così, può anche portare a dei risultati negativi. Pensiamo solo a chi ha investito sul China 50, o peggio ancora su quel gruppo di titoli che sono stati un po' falcidiati dall'atteggiamento del governo cinese, ma una volta può essere la Cina, una volta può essere un'altra cosa, e quindi secondo me è opportuno cercare, ognuno con le proprie competenze, di andare a cercare un settore o anche qualche azione stock picking. Insomma, io sono molto dell'idea che è cambiato un po' il mondo finanziario. Una volta si andava a cercare
la localizzazione geografica, quindi uno diceva io investo su Europa, io investo su Germania, io investo su North America, e l'area geografica. Oggi invece si cerca più di identificare un settore che può essere quello bancario, può essere quello growth, può essere quello value, può essere quello dei viaggi, dico di cose così, o può essere quello delle utility, ma c'è la voglia di andare a identificare qualche settore che l'investitore reputa idoneo come elemento strategico di scelta da qui a qualche anno. E questa è un po' la novità, secondo me, post pandemica o pandemica, visto che ancora non possiamo definirci post pandemici, di questo periodo. Ottimo, infatti ultimissima domanda, andiamo a vedere insieme anche il mercato Forex, che è estremamente interessante. Domani vedremo il dato dell'inflazione, poi per carità il mercato Forex è estremamente sensibile a ogni tipo di notizie legate alla politica monetaria. La fine di questo mese l'evento più importante sarà il Jackson Hole. Volevo capire se a tuo avviso l'indice del dollaro in questo caso ha ancora potenziale di crescita. Mercati, l'euro-dollaro è difficile, io ero orientato sinceramente più, ero convinto più di vedere un euro a 1,22, se me l'avessi chiesto 3 mesi fa. Sì, era abbastanza normale, ecco, il dollaro era abbastanza debole. Ecco, non faccio finta di niente, avrei pensato di più al fatto, mentre mercato adesso scommette, tra virgolette, o punta più su un inizio di tapering, basta questo, perché i tassi secondo me non verranno modificati anche per tutto il 2022, ma qualche tapering, qualche riduzione degli acquisti, forse domani, hai detto te, domani c'è un dato molto importante che sarebbe dell'inflazione. Il guardato americano sull'inflazione, il CPI, sì. E l'ultimo è stato 5.4, che seguiva un 5, che seguiva un 3.8, qualcosa del genere, quindi sarebbe il quarto. Mi sembra che il panel degli esperti abbia deciso su un 5,3 come aspettativa, e quindi ci dovesse essere, secondo me, un'inflazione superiore a questo 5.4-5.3, che è quello che si aspettano gli esperti, probabilmente è molto probabile vedere a Jackson Hole un dibattito importante sulla questione e quindi andare a parlare di tapering. Però voglio aggiungere una cosa che per me è importante nel giudicare l'andamento dei mercati. Ieri c'è stato anche il presidente della Fed di Atlanta, non vorrei sbagliare, Bostic, vado a memoria, che ha fatto riferimento proprio a un'urgenza sull'inizio del tapering che deve avvenire nel 2021. La forza dell'euro-dollaro, la forza del dollaro, chiedo scusa, quindi il fatto che si vada verso sotto 1,17, le continue dichiarazioni e i dati macroeconomici come quello del no farm payroll di venerdì scorso, 943.000 buste paga in più, c'è una serie di dati che richiamano senza indugio a una forza dell'economia americana, un'inflazione importante, e quindi richiamano gioco forza al tapering. Ecco, malgrado questo, non è che ce ne accorgiamo tutti, quello che dico io rifletto quello che un comune operatore può percepire, non voglio dire niente di più. Ecco, di fronte a questi rischi di tapering, io vedo uno Standard & Poor's, un Nasdaq e un Dow Jones veramente composti e veramente sempre ben comprati.
quando si sta già ascoltando. Non è più quella situazione che avevamo visto gennaio e febbraio, quando si aveva paura dell'inflazione e ogni tanto c'erano dei capitomboli. Qui sembrerebbe, sembrerebbe che anche se si dovesse parlare di tapering in maniera ufficiale, Jackson Hole ci dirà qualche cosa, le borse stiano già lentamente scontando questa possibilità. E quindi, sì, da ultimissimo, chiedo scusa Alexandre, credo che la grande novità di questo ultimo periodo siano i tassi reali negativi di tutti i bond mondiali, che di fatto abbiano dato un'ulteriore iniezione a tutte le azioni, relegandole all'unica vera alternativa al momento esistente, e quindi un ulteriore apprezzamento è possibile. Ottimo, grazie mille Tony Cioli Puviani, trader indipendente, grazie, alla prossima occasione, buona giornata. È stato un piacere Alexandra, grazie a tutti i telespettatori delle Fonti TV, ciao.